In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi a testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Adesso vediamo questa parola come è stata vissuta ai tempi di Gesù Cristo e come oggi deve essere realizzata da noi che siamo il popolo di Dio di questa fase della storia del 2018 e non dell'anno 30-31 dopo Cristo. Oggi cosa vuole il Signore realizzare? Vedete? Ci sono delle cose molto importanti sul modo di fare di Gesù Cristo. Faceva parte del gruppo dei discepoli scelti uno per uno dal Signore con una nottata intera di preghiere per discernimento spirituale, qualcuno della istituzione religiosa dell'Antico Testamento? C'erano sacerdoti tra i discepoli del Signore? C'erano i leviti? C'erano gli scribi, gli studiosi della Bibbia, dell'Antico Testamento? C'erano i maestri ebraici della spiritualità dell'Antico Testamento, cioè i rabbini? C'era un membro del Sinedrio? C'era qualche membro delle famiglie religiose importanti, sacerdotali, che erano i Sadducei, gente altolocata e ricca tra i discepoli di Gesù Cristo? C'era il sommo sacerdote tra i discepoli di Gesù Cristo? Nessuno di questa categoria di persone. Chi si è scelto volutamente il Signore tra i suoi discepoli? I primi quattro, vi ricordate che mestiere facevano? I primi quattro discepoli chi erano? Il primo che lo ha incontrato, Giovanni, il fratello Giacomo, e Andrea col fratello Pietro. Quattro pescatori che pescavano insieme in società, ognuno però con le barche differenti. Due coppie di fratelli, lavoratori di braccia. Di conseguenza l'istruzione loro erano laureati, avevano un'istruzione medio-bassa. Oggi significa la terza media, forse qualcuno ha maturità. Nessun laureato in teologia e in una materia civile, in lettere, in filosofia, in matematica o in lingue. Queste cose, ripeto, Gesù le ha fatte volutamente, questa categoria di scelta, questo metodo di scelta. Gli altri, ecco, forse il più istruito, magari dal punto di vista dei conti, era Levi, poi ribattezzato Matteo, esattore delle tasse, e poi gli altri così, ma erano persone del ceto medio-basso. Allora, questo invio di Gesù a coppie due a due è avvenuto alcuni mesi dopo che Gesù Cristo li aveva scelti come suoi discepoli. Guardate una cosa, lui ha dato a loro l'incarico di predicare il Vangelo con le parole, ma anche gli ha dato il carisma, il dono dei miracoli, sia le guarigioni fisiche sia le liberazioni. Poi non ci riuscivano a liberarli tutti che posto, questo vediamo dopo, però questo carisma gliel'ha dato il Signore a persone che lo seguivano pochi mesi e a persone che non facevano parte della istituzione ecclesiastica dell'Antico Testamento. I carismi sono per il popolo di Dio.
non sono per persone altolocate, per le persone umili, e non servono per mandare in superbia e in orgoglio nessuno, ma per fare del bene al popolo. Perché Gesù Cristo ha fatto questo? Ecco, Gesù, vi ricordate la donna cananea che andò a dire a Gesù Cristo di guarire la figlia che era malata e posseduta dal diavolo e non poteva essere lì presente? La Canaan era una regione al di fuori del popolo di Israele. Ricordate Gesù Cristo come gli ha risposto? Non è bene togliere il mangiare dei figli per darlo ai cagnolini. Io sono venuto per Israele, per il popolo di Dio, i figli di Dio. Questo è il discorso prima agli italiani e poi agli altri. Gesù Cristo per primo l'ha detto questa cosa. Non è bene togliere il pane dai figli per darlo ai cagnolini. Non si fa questo. E significava che Gesù Cristo aveva un compito pesante per l'evangelizzazione, perché il popolo di Israele erano diversi milioni di persone, e incontrarli e far arrivare il Vangelo a tutti, a quei tempi non c'era televisione, radio, giornali, eccetera, era un lavoro faticoso. Doveva girare tutti i villaggi, le città più importanti della Galilea, della Samaria, della Giudea. Quindi lui sapeva che con le sue forze umane aveva dei limiti, non poteva arrivare a tutti, chiama collaboratori, prima i 12, poi una cerchia ancora più ampia, i 72, e poi si vedrà che oggi ognuno deve fare il proprio compito per evangelizzare. E ogni persona che evangelizza non deve dire le sue idee, il suo Vangelo, ma il Vangelo di Gesù Cristo. Chiaro? Non c'è posto per pensatori liberi. E il Vangelo di Gesù Cristo non era una dottrina da imparare in una scuola, corso di teologia per laici, no. Non erano concetti da immagazzinare nel cervello. La parola di Gesù Cristo arrivava direttamente al cuore e doveva convertire le persone e farle tornare a Dio. Per cui dice San Paolo che la parola di Dio ha di per sé stessa la forza di penetrare fino al punto di divisione dello spirito dall'anima, il centro più centro del nostro essere. È come una spada a doppio taglio che ti sbudella facilmente, perché penetra facilmente dentro. Ti entra così profondamente la parola di Dio. Le chiacchierologie su Dio invece non penetrano da nessuna parte, non convertono nessuno e non servono a niente. Allora, che cosa significa evangelizzare? Qual è la dottrina che viene annunciata col Vangelo? Per esempio, che Dio ci ama. Sembra scontato, ma non lo è così per tutti. Quante persone bestemmiano e maledicono Dio perché lo accusano di essere lui la causa dei guai della propria vita. Quante persone lo accusano di non ascoltare le preghiere, le richieste fatte da loro, perché è cattivo Dio, così lo accusano. Il diavolo questo vuole che noi facciamo, che noi come lui puntiamo il dito contro Dio e lo accusiamo di tutti i mali che esistono sulla faccia della terra, perché anche se non è stato lui a crearli, perlomeno non li voleva permettere. E il mestiere del diavolo, ricordo, è di essere il dito puntato contro, l'accusatore, tu, la colpa è la tua. Quando si litiga, parte il dito puntato contro l'altro. Tu non mi capisci
E quando risponde, no, tu mi hai detto questo, no, tu mi hai detto, pensi questo male di me, è il dito puntato contro il litigio. Chi si fa dito puntato contro, in quel momento incarna lo spirito del male che è l'accusatore. E ripeto, la parola ebraica Satana, che si differisce dalla parola greca diaballein, il diavolo, Satan in ebraico significa accusare, l'accusatore. Allora, una delle definizioni più profonde dello spirito del male è l'accusatore. L'accusatore è l'incarnazione dello spirito del male in questo mondo. Diaballein, diavolo, invece c'è un'altra, è un nome che definisce un'altra funzione dello spirito del male. Il diavolo è colui che divide, e fin dal primo momento che è apparso nel corso della storia di questo mondo ha fatto questo lavoro. Ha fatto dividere Eva e Adamo da Dio, peccando, ha fatto dividere due fratelli, Caino e Abele, e Caino ha ammazzato Abele. E così giù nel corso della storia opera sempre per la divisione. Immaginatevi la festa del diavolo quando una coppia si separa e si divide. Quello è il suo trionfo, è il suo successo, il successo di colui che divide. Mentre lo Spirito Santo, se vi ricordate, ha una delle funzioni più caratteristiche nel creare la comunione. Dio Padre, Dio Figlio nel cielo non ti sono mai divisi dall'eternità, perché c'è lo Spirito Santo che li fa essere un solo Dio. Quindi chi cammina nella comunione cammina nello Spirito Santo, chi cammina e collabora per la divisione collabora con lo spirito del male. Per quante ragioni ci possa avere. Allora Gesù Cristo ha dato agli apostoli, ha condiviso con loro il Vangelo. Oggi con noi Gesù Cristo condivide il Vangelo. Ognuno di noi ha da dare agli altri una buona notizia. Io mi ricordo la mia conversione a 18 anni, l'ultimo anno di liceo scientifico. Mi ricordo prima di 18 anni come pensavo, che cosa facevo, in che cosa credevo. E mi ricordo dove sono arrivato perseguendo l'obiettivo delle mie idee, vicino alla porta dell'inferno proprio. Quanto stavo male a causa dei miei peccati, del mio modo di pensare, delle mie scelte, dei miei idoli, dei quali ero convinto, e mi sono buttato a capofitto con tutto me stesso per realizzarli. So che cosa è successo in me quando mamma mi disse, vieni in parrocchia stasera, di una persona che parla di Gesù Cristo, e io cadavere spirituale, non ti potevo dire né sì, gli sono andato, e le cose che hanno detto quelle persone dalla prima sera mi hanno scavato dentro l'anima, mi hanno fatto risuscitare. So che la parola di Dio annunciata ha potere di far risuscitare spiritualmente le persone. E quando loro dissero che Cristo è risorto dei morti, l'ho sperimentato la mia persona con il significato di risurrezione dei morti, nella conversione, nella rinascita interiore. A me nessuno mi può dire che se incontro un islamico non gli devo parlare di Cristo, che lui va bene così com'è con la sua religione. Ma per carità, gli annuncio Cristo, perché lui non lo conosce e sta nella sua tomba per quel motivo, la tomba spirituale. Da dove nasce il Vangelo? Oh, quanto è grande, quanto è importante questo. Ricordate cosa disse Dio ad Abramo, ad Adamo ed Eva quando creò? Voi non mangiate di tutto, quell'albero lì però non lo mangiate, perché se voi mangiate quell'albero, chi si ricorda, che cosa succede? Morirete. Non è vero che peccare è bello, che Dio dice i comandamenti ci ha proibito delle cose buone, gustose. Quando uno pecca, muore di dentro, muore spiritualmente. È la morte più brutta che esista. Il tumore e il disfacimento degli organi vitali del nostro essere ci porta un giorno. Quello è il corpo. Il peccato ci distrugge spiritualmente, dentro di noi. Questa è la cosa più brutta.
La morte più brutta è questa, quella spirituale. Quella fisica, questa Ilaria è morta, distrutta dalla malattia, con le complicazioni, così poveretta, sa soltanto lei quando ha sofferto. Ma ho fatto tante volte che il sorriso ci aveva quando soffriva così, uno sguardo celestiale. Lei nell'anima era sanissima, è andata in cielo pronta per il paradiso. Adesso starà pregando per noi dal cielo, ricambiando l'atto d'amore che abbiamo fatto pregando per lei. È viva, perché è viva di dentro, è risorta nello spirito. Allora, l'annuncio del Vangelo è dire: Cristo è la tua luce, Cristo Gesù ti illumina, Cristo Gesù ti risuscita dalla morte, eccetera, eccetera, eccetera. In tutte le modalità attraverso le quali possa arrivare questo messaggio alla persona che ne ha bisogno. Il Vangelo va annunciato. Guardate, oggi nella Chiesa sta serpeggiando un qualche cosa di tremendo a questo riguardo. Ditemi se non è vero questo, avete sentito anche voi, penso di non dire cose nuove. Oggi, per esempio, lo Stato dice che tutte le religioni sono uguali. Lo Stato italiano si è sganciato dal fatto di essere confessionale, quindi avere nella religione cattolica la religione di Stato, quindi per lo Stato, ecco, tutte le religioni. Facendo questo sembra che sia una cosa giusta, democratica. Tutte le religioni sono uguali, lo Stato le tratta tutte quante allo stesso modo, non fa preferenza di qualcuno rispetto a un altro, quello non è democrazia, tutti uguali. Qualcun altro dice che tutte le religioni sono buone semplicemente per il fatto che sono religioni e che di conseguenza tutte le religioni vogliono la pace perché sono buone. Allora che cosa possiamo fare? Ecco, facciamo un grande incontro di preghiera con tutti i capi delle religioni del mondo e preghiamo per la pace, perché anche se crediamo in maniera diversa, crediamo sempre in Dio e abbiamo in comune il valore della pace. Chi pensa così, pensa che l'ideale da raggiungere nel mondo è che, pur esistendo tante religioni diverse, si possa convivere nella pace. Quindi l'obiettivo da raggiungere è che tutte le religioni vivano la pace. Non conta che tutti credano nello stesso modo, conta che tutte le religioni convivano nella pace. Non mi fate scendere in tanti dettagli. Facendo questo, l'evangelizzazione, sapete cosa diventa? Un ostacolo alla convivenza pacifica delle religioni. Perché se io evangelizzo i musulmani, i buddisti o i membri di altre religioni, quelli mi dicono: ma come? Perché mi devi dare fastidio ai membri della mia religione? Non dovevamo convivere pacificamente? Io mi tengo i miei e tu ti tieni i tuoi. Perché me li vieni a togliere? Questa cosa viene chiamata dai membri di altre religioni proselitismo. Togliere i membri della religione per farle crescere in un'altra religione. Proselitismo. Il proselitismo sarebbe come i partiti politici che cercano di avere più persone della propria parte in modo che, avendo più voti, cresce il potere per governare. Allora dove sta più la pace tra le religioni? Significa volersi scavalcare, voler diventare i primi. In questo modo e con questa mentalità non si può più evangelizzare, non si può più annunciare Cristo a nessuno. Chi fa così, io parlo in campo ecclesiale cattolico, tradisce il mandato del Signore che disse: andate, evangelizzate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Capite questa cosa? Se io conosco Cristo e mi ha cambiato la vita, come faccio a non dirlo a quello di un'altra religione che non ha conosciuto Cristo e non gli ha cambiato la vita e sta in mezzo nei peccati per questo motivo? La sua religione non lo salva da questo. Rifaccio quell'esempio che chi riceve e legge il giornalino, perché molti lo ricevono, ma so che pochissimi lo leggono, e qualcuno legge soltanto le testimonianze perché il resto sono chiacchiere che non interessano a nessuno.
Ho pubblicato la testimonianza di un jihadista che fu mandato in America per trovare i martiri per Allah, quindi per far diventare estremisti islamici gli islamici americani e organizzare attentati con kamikaze suicida in America. Questo andò, lui odiava il cristianesimo, odiava l'America perché l'Occidente, secondo gli islamici, è colpevole di perseguitare l'Islam, quindi devono morire tutti, o si converte all'Islam o devono morire tutti quanti. Questa è l'idea dell'Islam. Vi ricordate quando è andata via dall'Italia Fatima, non mi ricordo come si chiama, quell'italiana che si convertì all'Islam e partì per andare in Siria a combattere? All'aeroporto si voltò, prima di salire, e dice a tutti quanti: vi uccideremo tutti quanti, e poi partì per la Siria. Grazie, ex italiana. Allora, questo cominciò la sua attività per contattare gli islamici giovani e convincere qualcuno a diventare martire per Allah. Poi ebbe un incidente stradale grave, fu ricoverato in ospedale e i suoi, vistolo che era più morto che vivo, lo abbandonarono. Una coppia cristiana statunitense venne casualmente a conoscenza di lui in ospedale e si offrirono, per quando lui sarebbe stato dimesso dall'ospedale, di ospitarlo in casa. Un jihadista in casa di una coppia di cristiani. Scintille e fiamme di fuoco, dice, succedere. Allora, questa è la legge. Pensava, guarda, questi approfittatori, mo' vogliono fregare, perché vogliono far vedere che sono buoni con me, così vogliono tirare da loro parte, a me non mi convincono questi falsoni. E lui stava a casa, questi aiutavano a mangiare, a bere, l'assistenza e così via, e poi lui, quando migliorava un po', che si poteva alzare, questi andavano al lavoro, gli lasciavano tutta la casa disponibile. Questi sono fessi, io qua potrei fare quello che voglio, ci metto pure la bomba dentro. Niente, si fidavano di lui e si stupiva di questa cosa. Poi li vedeva che loro la sera, tutti e due, prendevano la Bibbia, la leggevano, prendevano i salmi, li pregavano, lode e gloria a te Signore, così. Ma che modo strano di pregare, la Bibbia, Gesù Cristo. No, questi mi vogliono fregare, cioè io non ci casco. Dopo il periodo della convalescenza guarì in buone condizioni fisiche e doveva andare via di casa. Cioè, dove vado? Senza soldi, senza lavoro, abbandonato da tutti. Il giorno che doveva andare via di casa, il marito della signora, il padrone di casa, lo salutò e disse: guarda, vai a vedere lì sul tavolino. Lui andò e trovò due mazzi di chiavi. Uno era di un appartamento che aveva stato in affitto a loro spese per lui, perché non si trovasse in mezzo alla strada. Il secondo mazzo di chiavi era di una macchina che avevano comprato per regalarla a lui. E loro, lui dice: ma tutto questo per me? Ma loro sanno che io sono islamico e ce lo conta il loro Dio, la loro religione, perché fanno tutto questo per me? Vedeva che non poteva essere il fatto semplicemente di ingannarlo, di incastrarlo, qualche cosa non funzionava. Questi due avevano un cuore vivo e buono e lui si sentiva soffocato da quest'amore che non si rendeva conto perché fanno questo. Quando arrivò la sera in questo appartamento nuovo, non poteva ripensarci, la tua testa era una macina di pensieri, di cose, la notte non poteva dormire. E raccontò lui che si mise in ginocchio e cominciò a pregare Allah dicendo: Allah, sono tanti anni che ti servo con tutta la mia vita, ma non ho avuto mai un segno di te, ti prego Allah, dammi un segno di te, mostrati, fammi capire, parlami. E pregò per ore,
chiedendo questo da là e non ebbe nessuna risposta. Poi a un certo punto, stufo di pregare così, si rivolse a quel Gesù Cristo che sentiva chiamato, invocato da quella coppia che si era comportata così bene. Ma Gesù Cristo, se sei tu il Dio vero, dammi tu un segno, fammi capire che ci sei. Rispose che, cioè testimoniò questo, perché immediatamente si sentì invaso da una luce, da un senso di pace, da una presenza mai sperimentata nella sua vita, una cosa così profonda, così forte, che lui quella notte dette il cuore a Cristo e diventò cristiano, ex jihadista. E lui ora va in giro, condannato a morte, perché oggi anche l'Islam moderato, se uno che è nato islamico cambia religione, ripeto, anche l'Islam moderato, è automaticamente condannato a morte. Qualsiasi islamico lo può uccidere e non fa peccato, ma fa una cosa buona perché ha commesso il peccato più grave, che nella Sharia si chiama abiura della fede in Allah, e questa è la cosa che si merita, chi ha abiurato, di essere ucciso. Lui va dicendo in giro, e sa di essere ucciso in qualsiasi momento della vita, che il vero Dio è Gesù Cristo. Per quale motivo? Perché Allah non esiste, perché non risponde alle preghiere. Invece Gesù Cristo risponde alle preghiere, esiste, è Lui il vero Dio. Questa è la cosa. Allora, anche questo membro di un'altra religione non si poteva salvare senza l'incontro con Cristo. Non si poteva sperimentare che l'amore viene da Lui e non da Allah. Non è vero che uno, semplicemente per il fatto che sta in un'altra religione, la religione è una cosa buona, allora è un uomo di pace. Non è così. Tutti hanno bisogno di incontrare Gesù. Ed ecco l'importanza oggi dell'annuncio del Vangelo. È dare Gesù a chi non ce l'ha. Far conoscere Gesù a chi non lo conosce, far risuscitare dai morti chi è seppellito sotto il peso dei suoi peccati e delle menzogne che nel corso della storia si sono su di Gesù Cristo, sulla religione depositate a danno delle anime. Non si può non evangelizzare, dice San Paolo, guai a me se non predicassi il Vangelo, guai a me, Dio mi sbatterebbe nel più profondo dell'inferno perché taccio una cosa così importante. Cristo Gesù risorto dai morti. E il Vangelo, Gesù lo ha sempre annunciato con i segni, cosa che oggi nella Chiesa nostra non esiste più. Noi facciamo una predicazione solo verbale, ma non con i segni. E i segni sono guarigioni ed esorcismi. Gesù predicava il Vangelo. Per esempio diceva che Dio era buono nei confronti di un malato che stava crepando di sofferenze con la sua malattia incurabile, inguaribile. Alzati e cammina, lo voglio, sii guarito. La guarigione fisica testimoniava che era vero che Dio esiste e ci vuole bene. Ecco il malato guarito. Quindi, oltre che essere misericordia verso una persona che soffre, per farla star bene, la guarigione fisica diventava la conferma e l'annuncio ancora più forte che quello verbale che Dio esiste e ci ama. Capito questo? Perché occorreva questo segno? Perché, anzi, scusate, cos'è un segno? Mettiamo che qui ci sia un cartello che dice San Benedetto 5 chilometri con la freccia. Il cartello non è San Benedetto, la città, è un segno. Però se tu segui quel segno, arrivi a San Benedetto e fai le spese e fai quello che devi fare. La guarigione fisica, nonostante sia una cosa così bella e grande, non è la cosa più importante. È un segno che ti dice che se tu vai in quella direzione, poi guarisci. Dove? Spiritualmente.
perché quella è la guarigione che durerà per sempre. Il corpo guarito, vabbè, durerà 10, 20, 30 anni, 50 anni, poi comunque diventerà polvere. Poi la risurrezione dei morti, ma quel corpo lì non dura per l'eternità. Se invece guarisci di dentro, vivi per sempre, perché la guarigione è per l'eternità. Allora la guarigione fisica, pur essendo un miracolo così grande e eccezionale che oggi nessuno ci crede, è semplicemente un piccolo segno di una guarigione che è infinitamente più grande e più importante, la guarigione spirituale. Questo è importante. Per questo ci devono essere le guarigioni fisiche. Per indirizzare le persone dove devono andare. E qual è l'oggetto della fede? Se sono segno le guarigioni fisiche, gli esorcismi lo stesso. Quante persone oggi credono che il diavolo è più forte di Dio? Quante persone credono che il male è più forte del bene? È così? Nello scontro tra il bene e il male, tra lo spirito del male e lo Spirito Santo, chi vince? Lo Spirito Santo. Vince Gesù Cristo, che comanda lo spirito del male ad andarsene via dalle persone e lo richiude all'inferno, laddove non può fare più danno a nessuno. Oggi dov'è questo? E anche questa liberazione non è la cosa più importante, perché è bene per una persona non essere schiavo dello spirito del male, che è grande liberazione. Soltanto chi è stato liberato dallo spirito del male sa quanto è importante una liberazione, per quanto si soffre sotto il potere dello spirito del male, il quale non è carino, tenerino, ti dà sempre il peggio di quello che ti possa succedere addosso. Allora, se quello è un segno, se è già così grande, è importante la liberazione del corpo, della mente, dal potere dello spirito del male, quanto è più grande la liberazione spirituale? Uscire dalle grinfie del diavolo che ci tiene schiavi con i peccati, che ci vorrebbe portare alla perdizione eterna dell'inferno, ed entrare nel paradiso, già in questo mondo con la fede. Quanto è più importante? Allora, gli esorcismi sono dei segni che Gesù Cristo dava per indirizzare alla liberazione spirituale per tutti, che il diavolo viene sconfitto. E la Madonna fa qualche cosa. Sconfitto dal Signore Gesù Cristo. E ho detto un milione di volte e lo ripeto, nella risurrezione dei morti di Gesù Cristo, la notte del Sabato Santo, conta di più la risurrezione spirituale di Gesù Cristo di quella fisica. Perché Gesù Cristo è risorto prima spiritualmente, quando è uscito con l'anima dall'inferno, dove il diavolo credeva di avere il potere per sempre su di lui. E una volta risorto spiritualmente, poi è andato dentro il corpo per far risuscitare anche il corpo e di farlo trasformare e di avere un corpo che possiede la vita eterna. Ma prima è la risurrezione spirituale in Gesù Cristo, perché è la più importante. E questo è meraviglioso. Allora, nell'annuncio del Vangelo che faceva Gesù Cristo, nell'annuncio del Vangelo che lui ha dato un incarico ai suoi discepoli di fare, numero uno la parola, numero due, numero tre i segni, guarigioni e liberazioni. Tutte e tre queste cose, annuncio del Vangelo. E queste cose bisogna che la nostra Chiesa di oggi, dei nostri tempi, recuperi. Non si può più solo predicare il Vangelo verbalmente, bisogna anche guarire i malati. Non si può più soltanto predicare il Vangelo verbalmente e non si può più far andare dello psichiatra o richiudere in manicomio quelli che hanno problemi con le forze del male e imbottire i psicofarmaci, così stanno male doppiamente con le forze del male, più per l'effetto negativo dei psicofarmaci, ma liberarli con la potenza del Signore. E così Gesù Cristo viene annunciato. Se adesso vi raccontassi, sono aneddoti ridicoli e che fanno piangere, che cosa fanno queste altre religioni per sminuire il cristianesimo, mi mettereste, ripeto, non so se a ridere o a piangere. Io raccontato, vi ripeto, che qui c'è stato un caso di una islamica che viene a prendere il pacco perché ha bisogno di aiuto, aiuto si dà a tutti e non si chiede
a nessuno di cambiare credo, perché però chi viene si mette poi da solo dei punti interrogativi: perché nella mia chiesa, nella mia religione, i poveri non si aiutano, qua invece si aiutano? Allora, i muezzin sarebbe i parroci musulmani, per paura che qualcuno cambi religione, che dicono le prediche ai fedeli musulmani? Dicono: quanto è grande il nostro Allah, ci aiuta persino attraverso gli infedeli cattolici. Questo che dico io non lo dico io, l'hanno detto loro a me. Noi che siamo i nemici di Allah, Allah è tanto grande che ci usa anche contro la nostra volontà, anche perché per aiutare i suoi figli fedeli islamici. Questo per tenere lontani loro dalla domanda, dice: perché i cattolici aiutano i poveri e gli islamici no? Perché nell'Islam, anche se non lo dicono, perché qua in Italia sono bugiardi, dicono le cose che... Nell'Islam non esiste, come nel cristianesimo, l'aiuto ai poveri. Noi, per esempio, noi diciamo che se un ricco non fa la carità, va all'inferno. Questo dice. Ricordate la parabola del ricco e polone e del povero Lazzaro? Il ricco e polone non ha dovuto dare a Lazzaro, affamatissimo, manco la roba che si buttava nella monnezza degli avanzi, dei banchetti che faceva quest'uomo. Lazzaro si è morto di fame, il ricco si è morto col diabete, con qualche non so che cos'altra malattia, per troppa alimentazione. Lazzaro stava in paradiso con Abramo e il ricco e polone stava all'inferno. Ma non stava all'inferno perché era ricco, stava all'inferno perché non ha voluto aiutare il povero con le sue ricchezze, è stato duro di cuore. Gli islamici invece dicono che se uno è diventato ricco è perché Allah lo ha benedetto, per cui lui non è tenuto a condividere i suoi beni con i poveri. Se lo vuole fare lo fa, però lui, Allah lo ha benedetto, quindi lui entrerà in paradiso con la ricchezza, perché già lo ha benedetto sulla terra, e quindi figuriamoci se non lo benedice poi in cielo. Questo dicono. Non esiste l'obbligo della carità, l'obbligo nel senso cristiano del termine, in questa religione. È possibile questo? Che quindi le ingiustizie sociali che già stanno sulla terra proseguono anche in cielo? Non è possibile questo. E ve racconterei di tante degli altri, l'altro questo raccontare lo dico per quelli che vengono la prima volta, è il caso di una islamica che aveva la figlia con crisi di possessione diabolica, perché anche lì tra di loro ci sta chi crede nel diavolo e lo invoca a danno di altri, tra di loro, nell'interno della loro religione. Il diavolo risponde quando uno lo chiama. Allora ha detto questa signora: io ho pregato tanto Allah, ma mia figlia non è guarita. Io lo dico, beh, certo che non è guarita, non esiste Allah. Dice: ma quello, ho pregato tanto Allah. Ha fatto le preghiere, nel nome di Gesù Cristo la figlia si è liberata. E dice: no, tu perché pregare Gesù Cristo? Prega a Dio. No, Gesù Cristo ti prego, perché lui è risorto dei morti e il potere. No, che dici? Gesù non è risorto dei morti. Come non è risorto dei morti? Gesù Cristo è risorto dei morti. Dopo c'è da ripensare che ha raccontato questa signora che l'imam gli ha raccontato che sulla croce non è morto Gesù Cristo, è morto il suo gemello. Allora Gesù Cristo poi ha fatto il furbo, ha detto: io sono risorto, si è presentato pubblicamente e ha detto una bugia. Poi ripensate, perché ha detto questa cosa qua? Perché se l'Islam accettasse che Gesù Cristo è veramente risorto dai morti, allora diventerebbe più grande di Maometto, perché Maometto non è risorto. Maometto è morto. Nessun islamico dice che Maometto è risorto. È morto e basta. Se Gesù Cristo fosse risorto, sarebbe più bravo di Maometto che è morto. Allora non si potrebbe più dire che Gesù è semplicemente un profeta tra i tanti dell'Antico Testamento, mentre il vero e grande profeta di Dio, il profeta, è Maometto. Quando parlano gli islamici, quando parlano di Maometto, dicono il profeta, non dicono un profeta, il profeta. E il profeta per eccellenza, il più grande di Maometto non c'è nessuno. Allora
Si può accettare una menzogna del genere su Gesù Cristo? Che non è risorto, che è morto il fratello in croce, gemello e non lui? Ecco, questa è una dei milioni di differenze sporche, bugiarde, ingannatrici, fatte per deviare le persone semplici sulle cose di Dio. Non si possono accettare queste cose. E il Vangelo va annunciato in pienezza. E ora lo facciamo, perché pregheremo e chiediamo al Signore che ci guarisca da ogni malattia, che ci liberi da ogni frutto dello spirito del male, e preghiamo per le persone care per le quali ho portato queste foto qui sull'altare, perché il Signore anche a distanza usi la sua misericordia e la sua potenza.